Ma sicuramente, sicuramente sì, è una partita speciale e affronteremo la squadra più in questo momento, penso, più forte del mondo, e, però ce la giocheremo, la prepareremo nel migliore dei modi e andremo lì per fare la nostra partita. Che gara t'aspetti? Ma sicuramente una gara difficile, però dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e delle nostre qualità e sicuramente dobbiamo mettere in campo una partita attenta, con grande determinazione, cercare di metterla in difficoltà. Il City non è solo Haaland, però come si ferma un attaccante che ha fatto una stagione così? Beh, non, come hai detto tu, non è sicuramente solo Haaland il Manchester City, ha grandissimi campioni e dovremmo stare attenti a fare una grande partita a livello difensivo, non solo noi difensori, ma tutta la squadra. Matteo, invece sulla vostra stagione, qual è stata secondo te la svolta che poi vi ha portato ad arrivare fino in fondo in Champions League? Ma non lo so, scegliere una partita o un momento difficile, però penso che l'andata con il Barcellona sia stata un momento cruciale di questo percorso in Champions. Invece per il tuo ruolo, Matteo, adesso ti senti definitivamente difensore oppure va bene dove ti mette il mister sempre? No, no, sicuramente io sono, come ho sempre detto, sono a disposizione, cerco giorno dopo giorno di venire al campo e cercare di migliorare e poi dove sceglie il mister, per me va sempre bene, l'importante è che cerco sempre di dare un contributo alla squadra per raggiungere gli obiettivi. Grazie. L'ultima. Matteo, tu ti sei allenato con Skriniar per tanto tempo e lui era il titolare a destra come braccetto e vi alternavate. Tu hai preso qualcosa da lui come centrale? Perché tu cresci esterno, almeno io ricordo, ti ricordo sempre anche quarto. Nel giocare a tre, da Skriniar hai preso qualche segreto, hai preso qualcosa oppure interpreti il ruolo a tuo modo? No, no, sicuramente penso che Milan in questo ruolo sia uno dei migliori interpreti al mondo e anche solo guardarlo sicuramente impari, quindi c'è sempre da imparare da tutti e quindi anche da Milan. È un grande giocatore, è stato importante per noi, adesso è rientrato e quindi è a disposizione anche lui per quest'ultima partita. Sarà tanto speciale per tutti e ce la giocheremo. Grazie. Grazie. No, serve il fatto di essere un ex United.